ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Marocco di Laura e Scarpa recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Oggi audiamo Giovanni Grant, vice coordinatore nazionale dell'Associazione Primavera degli Studenti, accompagnato da Michele San Giovanni, componente dell'associazione, e da Sebastiano Musolino, collaboratore. Non vedo. Ah, manca Michele. Ah, ok, perfetto. Perché fino a tre so contare, capito? Che dicevo. Allora, e da Sebastiano Musolino, collaboratore area psicologica, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione chiedendone l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web TV della Camera dei Deputati. Ok? Allora, cedo la parola a Giovanni Grant per lo svolgimento dell'intervento, rammentando che lo stesso dovrà essere contenuto nei 5 minuti. Abbiamo poi ricevuto una memoria che viene messa a disposizione, anzi forse è già stata, è già a disposizione dei colleghi, quindi poi possiamo fare riferimento anche a quella. Grazie. Grazie, buongiorno, ringrazio la Commissione Settima per l'invito e ringrazio particolarmente per il loro lavoro in questi negli scorsi mesi, le tre proposte su cui saremo auditi oggi. Ci tengo a dire, come Primavera degli Studenti, che per noi è molto importante che il Parlamento parli di salute mentale ad ogni livello. Diciamo, la nostra generazione ha un bisogno impellente che la politica si occupi della salute mentale, quindi è molto positivo che oggi si faccia un passo in avanti su questo. Diciamo, insieme all'associazione LAPSI, che è un'associazione che si occupa degli psicologi, insomma di chi svolge la professione psicologica, abbiamo diciamo analizzato le tre proposte e diciamo ci sono alcuni punti su cui vi chiederemo insomma di insistere ancora di più, diciamo partendo dalle disposizioni finanziarie. Crediamo che sia un passo molto positivo il fatto che le tre proposte di legge prevedono finanziamenti strutturali e non diciamo bonus che abbiamo visto negli scorsi anni spesso hanno creato alcuni problemi. Stimiamo però che diciamo, rispetto alle tre proposte di legge, quindi che prevedono 30 milioni, 40 milioni e 30 milioni, serva almeno un investimento del 20% in più. Diciamo, una delle tre proposte in realtà prevede che dal prossimo anno l'investimento sia di 60 milioni. Per quanto riguarda invece diciamo, il ruolo e diciamo, i requisiti di accesso alla professione, crediamo che la specializzazione sia un requisito che dà punti diciamo, a chi accede alla professione, ma che non sia un requisito fondamentale. E, se vuoi integrare magari. Se posso. Nell'ambito dei vostri minuti. Sì, grazie. Sì, grazie mille. Più che altro a questo volevo aggiungere che oltre al discorso dell'aumento delle ore per quanto riguarda gli sportelli psicologici e alle attività da fare poi con gli studenti, crediamo che sia necessario e fondamentale lavorare anche con tutto il personale scolastico, perché la scuola è un sistema e come tale è anche un sistema complesso, quindi ogni parte di questo sistema deve entrare in un'ottica di prevenzione. Se si riesce a intervenire preventivamente su disturbi, burnout, soprattutto per quanto riguarda la parte degli insegnanti, dei docenti, si riesce anche a prevenire tutte quelle situazioni di disagio che purtroppo quotidianamente ascoltiamo. E proprio per questo abbiamo previsto di fare delle attività gruppali all'interno delle classi, quindi non soltanto di sportello psicologico con gli studenti, ma appunto delle attività con dei gruppi classe in cui si vanno ad affrontare delle diverse tematiche, quelle che però escono direttamente dal gruppo classe, non preimpostate e imposte dal professionista o magari dalla scuola stessa, in modo da poter intervenire preventivamente. E questo discorso, secondo noi, dovrebbe essere anche
allargato a tutto il contesto formativo, non soltanto all'interno delle elementari, delle medie e delle superiori, ma allargato anche al contesto formativo in generale, quindi magari a partire dal nido, lavorando con i caregiver, quindi con le famiglie, con i formatori sostanzialmente, per poi arrivare anche all'università, in modo da poter seguire costantemente l'individuo in tutto il suo percorso di crescita e percorso formativo. Questa, secondo noi, è quello che potrebbe risolvere un pochettino il problema dei disturbi, dei disagi che purtroppo la nostra generazione sta vivendo. Grazie. Allora chiedo se ci siano interventi o domande da parte dei colleghi. Io ho solo una domanda su un tema, cioè essendo voi anche, diciamo, giovani che si apprestano a lavorare, rispetto al tema del percorso formativo degli psicologi e di coloro che si troveranno poi a svolgere questa funzione e alla modalità che è prevista nella legge, avete fatto qualche riflessione? Riguardo i criteri di accesso? Cioè riguardo proprio la formazione dello psicologo? Sì, se i soggetti che oggi ci sono a vostro avviso come destinazione, come noi abbiamo udito tanti soggetti che saranno gli erogatori del servizio, voi siete un po' la rappresentanza dei destinatari del servizio, sì. Se ritenete che con le correttivi che indicate di orario e di modelli organizzativi, okay, le figure che ci sono adatte o bisognerebbe specializzare qualcuno? Allora, di fatto i percorsi di formazione per diventare magari psicologo scolastico ci sono già. Il punto è che, per esempio, nelle varie proposte si parla di specializzazione in un contesto scolastico, che di fatto nelle specializzazioni di psicologia non esiste. Esiste la specializzazione in età evolutiva, ma non quella prettamente scolastica, quindi magari si potrebbe intervenire in questo caso prevedendo un corso, come magari già viene previsto in varie proposte regionali, perché per esempio la Campania ne ha fatta una, così come viene previsto nelle proposte di psicologo di base, sempre all'interno dei contesti regionali. Potrebbe essere una soluzione. Perfetto, questo è un buon punto. Nell'autonomia degli Atenei ne terremo conto. Allora, se non ci sono altri interventi, vi ringraziamo per il vostro contributo e passiamo all'intervento successivo. Grazie. Allora, proseguiamo con l'intervento in videoconferenza di Paola Bartoletto, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici ANDIS, che vedo collegata e saluto e ringrazio. Le chiedo anche, buongiorno, a lei l'assenso, vedo che è assente alla trasmissione sulla Web TV, e le do la parola per 5 minuti. Grazie, onorevole Presidente e commissari. E l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che io rappresento, appunto apprezza l'avvio proprio delle interlocuzioni su questo tema, che è molto vivo nel dibattito sia scolastico che politico, perché il Parlamento purtroppo ad oggi non è ancora riuscito ad introdurre nel nostro ordinamento il servizio di psicologia scolastica, inteso per quanto ci riguarda come una presenza stabile, specifica, di supporto alla scuola e ai suoi attori principali, che sono appunto genitori, alunni, insegnanti, personale scolastico, come ho sentito anche poco fa dall'interlocutore precedente. Le indagini internazionali, insomma, lo sapete, come anche ben confermato anche nelle vostre introduzioni delle tre proposte di legge, affermano che gli psicologi scolastici di comunità hanno un ruolo significativo nel supportare il sistema educativo, contribuiscono anche al miglioramento delle performance e intervengono anche sulla dispersione scolastica, che sappiamo in Italia è un tema molto delicato e molto presente. E prima del 2020 in Italia ci sono state un'infinità di diciamo esperienze virtuose, ma a macchia di leopardo. Soltanto con l'avvento della pandemia, ecco, voi lo ricorderete, e con i protocolli del Ministero, con le organizzazioni sindacali e del Ministero, con l'Ordine del Psicologi, si è partiti con delle risorse e con una possibilità di generalizzare il servizio nel 21-22, nel 2021 e 21-22. E i colleghi dirigenti naturalmente hanno apprezzato questa opportunità, ma purtroppo si è concluso il periodo emergenziale e quindi si è ritornati alla ricerca autonoma di risorse, ed ecco perché noi, che ci siamo sempre espressi
a favore dell'istituzione dello psicologo, lo chiediamo in maniera stabile e strutturale, come emerge dalle proposte di legge. E allora, per offrire ulteriori spunti di riflessione, noi pensiamo che quindi lo psicologo non dovrebbe essere solo legato all'emergenza, ma dovrebbe coordinarsi con la quotidianità delle scuole, al fine di promuovere proprio il benessere inteso come diritto imprescindibile. E in tal senso si apprezzano l'articolo 2, modalità operative, pur se anche troppo dettagliate per quanto ci riguarda, l'articolo 3 aree di intervento della 247 Morocco e il 2, articolo 2,4 della 520 di Lauro, che vanno in questa sostanziale direzione. E certo, sarebbe auspicabile che ogni istituto potesse beneficiare di una figura specifica, ma potrebbe essere comunque utile, anche se non ottimale, costituire piccole reti di scuole, così come previsto dal DPR 275, articolo 7. Non condividiamo, pertanto, la dipendenza diretta dello psicologo dall'USR e nemmeno la creazione di team multidisciplinari a livello centralizzato, come emerge nell'articolo 1, commi 2 e 3 della appunto proposta Scarpa, con rischio di derive un po' burocratiche, sappiamo quanto siamo sommersi dalla burocrazia, non rispondenti alle reali necessità e ai tempi della scuola, che sono quotidiani e immediati. Né ci sembra opportuno a scuola un approccio psicoterapeutico, come emerge sempre dalla Scarpa, che trova la sua specificità nel servizio sociosanitario. Certo, lo psicologo dovrà interagire con le ASL, come è specificato anche nelle proposte, ma non possiamo correre il rischio di medicalizzazione del servizio nel luogo principe della relazione educativa e della didattica. Quindi lo psicologo non deve sostituire i docenti, ma deve essere a fianco dei docenti. Quindi per noi deve essere a servizio della comunità educativa, fare parte della quotidianità e non intervenire solo nei casi emergenziali, anche se ci sono naturalmente, e sappiamo quanto sono aumentati dopo la pandemia. Sarà rivolto all'individuo e al gruppo. Ecco, permetterà al personale docente di confrontarsi sulle dinamiche relazionali nella classe o tra colleghi, quindi ecco, essere supportati con questa funzione di counseling e supporterà gli stessi dirigenti nel loro compito di problem solving e gestione dei conflitti. In merito all'organizzazione, un buon progetto deve basarsi su risorse stabili, ho sentito anche poco fa, integrate annualmente e se non sono così consistenti, sicuramente partire con una sperimentazione da monitorare e valutare il prima possibile. Il servizio andrà regolamentato naturalmente in rapporto agli organi collegiali e alle strutture sociosanitarie e anche rispetto al consenso dell'utenza, perché nelle due proposte, Morocco e Di Lauro, rimane un po' nel vago questo tema della privacy che però per Presidente, noi è la devo molto importante. invitare a Certo, concludere. ho finito. Ecco, sui titoli di accesso che sentivo poco fa la domanda, sicuramente la laurea magistrale con esperienze in campo educativo, ci sono delle esperienze, ho seguito un'esperienza nell'Università di Salerno, psicologia, in corso di laurea magistrale, psicologia di comunità per i contesti formativi, potrebbe essere interessante andare a verificarla. Grazie ancora. Grazie, naturalmente attendiamo volentieri Sì, una nota invio che la ci memoria, riassuma, esatto, così assolutamente. potremo su quella poi vedere se può essere trasformata in attività emendativa. Certo. Chiedo ai colleghi se ci sia bisogno di approfondimento, no? Allora la ringrazio e passo Grazie a voi. all'intervento successivo, che è l'intervento di Maria Paparo e Lauro Menozzi, che sono collegati in videoconferenza rispettivamente presidente e direttore dell'Associazione Prodigio. Saluto e ringrazio e chiedo l'assenso all'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati e do la parola a Lauro Menozzi per lo svolgimento dell'intervento che ricordo dovrà essere nei 5 minuti. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti. Ringraziamo i membri della Commissione e il Presidente per l'invito e anche a noi fa molto piacere. Noi siamo un'associazione no profit che lavora per una rete di 17 comuni in provincia di Reggio Emilia e abbiamo un'esperienza sulla psicologia scolastica di 24 anni, nel senso che siamo partiti nell'anno 2000 per rispondere ad una richiesta che era venuta dai docenti delle scuole del nostro territorio. Cerco di stare dentro i 5 minuti, ma sarà complicato perché portare un'esperienza complessa e articolata così sarà abbastanza faticoso, ma faccio il possibile. Anche noi siamo molto felici di questa iniziativa perché crediamo sia necessario e bisognoso oggi
attivarci per portare la psicologia scolastica in tutti gli istituti scolastici della nostra nazione, partendo dalla scuola primaria, ma anche dalla scuola dell'infanzia, fino all'università. Noi abbiamo costruito il nostro intervento, e vi ricordo, era l'anno 2000, di psicologia scolastica era quasi sconosciuta, sull'alleanza tra gli adulti, perché crediamo sia l'unico modo per promuovere vero benessere per i nostri ragazzi e le nostre ragazze e costruire percorsi di crescita consapevoli. L'ottica della promozione del benessere vuol dire supportare un contesto che mira all'agio di coloro che lo vivono e lo frequentano, siano docenti, studenti, dirigenti, personale ATA e genitori. E così lavoriamo anche nel contrasto al disagio. Noi abbiamo formato un'equipe di 10 psicologi, sono tutti psicoterapeuti con anni di specializzazione alle spalle, sistemica, relazionale o familiare, e quindi per sottolineare quanto l'esperienza sia importante, per un totale di 45 sedi scolastiche in cui siamo presenti. Ecco, che cos'è lo psicologo scolastico? Giusto per venire alle proposte di legge che ci avete inviato, che abbiamo trovato siano un buon, momento di inizio. Per noi svolge la funzione di consulente specialistico orientata all'ascolto, alla rilettura dei casi e al lavoro rivolto alla promozione dell'agio e sulla prevenzione del disagio. Accoglie i momenti di fragilità nella normale evoluzione della persona. Quindi è una persona a cui chiedere informazioni, suggerimenti, consigli, laddove la continuità della sua presenza all'interno del tempo e dello spazio della scuola lo porrà in dialogo continuo con le dinamiche istituzionali proprie delle istituzioni scolastiche. È un ruolo neutro perché non mette voti come i docenti e non ha responsabilità genitoriali come i genitori, quindi è molto apprezzato dai ragazzi che già dal primo anno della scuola secondaria di primo grado possono accedere in modo volontario allo sportello. L'importanza di rivolgersi agli adulti perché? Perché oggi assistiamo a un'adultità molto fragile e in crisi, e spesso è lavorare con loro che si promuovono quei cambiamenti sulle situazioni che si riverberano indirettamente sugli studenti e sui propri figli. Quindi è necessario attivare dei progetti di sostegno e di messa in rete della genitorialità e attivare quella famosa comunità educante. L'intervento specialistico è mirato come un supporto utile per prevenire fenomeni di disagio legati in particolare alla preadolescenza e all'adolescenza, di aiuto nell'orientamento, di sostegno alla genitorialità e agli insegnanti stessi, o per fronteggiare situazioni critiche durante il percorso scolastico. L'attenzione dei colloqui con gli studenti è rivolta all'analisi dei problemi evolutivi evidenziati dall'allievo stesso. Ruolo non di terapeuti, ma di consulenti che non danno ricette precostituite o rispondono alla delega attraverso la presa in carico. Qui l'importanza della formazione sull'adolescenza a tutti i livelli, sia ai docenti che ai genitori, perché crediamo che la funzione di ascolto sia compito di tutti gli adulti, ma questi vanno allenati a farlo. Non fa psicoterapia, quindi per noi nella legge non dovrebbe comparire questo termine perché può creare confusione. La psicoterapia spetta ai servizi sociosanitari. Noi vediamo gli studenti per massimo 4-5 colloqui. Sostanzialmente lo psicologo ha la funzione di ascoltare, promuovere comprensione e cambiamento rispetto ai problemi e alle fragilità che dovessero emergere, avendo a mente sempre che un obiettivo primario della scuola è quello di favorire il processo di apprendimento e quindi è necessario attivare la rete dei servizi che devono prendersi carico delle diverse situazioni, rimotiva e riorienta gli studenti durante il loro percorso di studi. Importante quindi il ruolo del dirigente e anche dell'insegnante, che resta il riferimento e deve restare il riferimento per gli studenti. All'articolo 2 precisa quali sono le funzioni, quindi lavorare sul benessere, sulla promozione e sull'agio di tutti coloro che sono coinvolti, ha una funzione di ascolto, di analisi della domanda, intesa come informazione e consulenza, lavora sulla prevenzione rispetto alla dipendenza, al bullismo, cyberbullismo, sexting, funzione di orientamento, lavoro interno alla scuola, conoscere la scuola e lavorare sul sistema, entrare nelle classi, nei consigli di classe, nei collegi docenti, formazione e informazione docenti, formazione e informazione genitori e lavoro esterno alla scuola, ovvero accompagnamento ai servizi e alla rete territoriale, con una particolare cura e un'attenzione nei passaggi. Noi oggi vediamo molto le condotte ansiose, ossessive, esternalizzanti o di autolesionismo,
sempre più spesso correlato ai disturbi del comportamento alimentare, alle tematiche di attacco al corpo e al sé, spesso con disturbi di personalità borderline. Sono altrettanto presenti gravi e correlate possibili esiti di tentativi di suicidio, per cui questo ruolo è davvero fondamentale ed è importante una Guardi, siamo progettazione molto, con. molto oltre la scadella. L'ho lasciata un po' parlare, che pensavo stesse arrivando alla conclusione, ma siamo già oltre quasi il Arrivo alla conclusione sottolineando tre doppio. aspetti che ci preme portarvi. La necessità di un coordinamento a livello distrettuale, perché lo psicologo non può lavorare da solo, e l'importanza del lavoro di rete. Sulla figura, per noi è importante che siano iscritti all'albo, specializzati se possibile, ma con esperienza territoriale in contesti educativi. Un altro tema importante è quello del consenso Grazie, la informato. devo. Purtroppo noi abbiamo dei tempi dettati dai lavori d'aula, però anche rispetto a lei, naturalmente, se vorrete farci pervenire una nota scritta, visto che avete fatto una riflessione così articolata e di dettaglio, sarà distribuita ai colleghi e valuteremo nella nostra attività emendativa i suoi suggerimenti. Se ci sono richieste di interventi da parte dei colleghi, no, allora la ringraziamo, ringrazio tutti gli intervenuti e Grazie a voi. dichiaro conclusa l'audizione. Aspettiamo le note di chi non le aveva già mandate. Grazie mille.